Ciao ragazze, buongiorno. Allora, oggi terzo video in collaborazione con la Beat Park e andremo a realizzare un paio di orecchini in wire. Allora, vi faccio vedere il modello che ho pensato di realizzare. È questo qui. Eccolo qui. E vado a utilizzare queste perle da 10 mm. Questo è il codice. E le perle in ematite da 4 mm, e questo è il codice delle perle in ematite. Eccolo qui. Sono queste dorate. Poi ci servono comunque le monachelle, poi 3 misure di filo, quella da 1 mm. Questo è il solito filo in rame anti-tarnish, quindi resistente all'ossidazione, da 1 mm, 0,80 e 0,40. Eccolo qua, qui già ho inserito le perle. Poi ci servono le pinze, quelle dal taglio piatto, quindi pinze al taglio piatto, poi pinze a punta piatta, pinze dal becco ricurvo, pinze a punta conica e, se vi servono, anche le pinze con le ganasce in plastica. Se non avete le pinze con le ganasce in plastica, potete utilizzare le pinze a punta piatta, però devono essere lisce all'interno. Queste sono lisce, non sono zigherinate, e le potete ricoprire col del nastro carta. Fate più giri di nastro di carta e in questo modo potete utilizzare le pinze sul fili di metallo. Allora, mi sono preparata anche questo righello comodissimo. Tagliamo 8 centimetri di filo, questo da 1 mm, 8 centimetri vanno anche bene. Sì, quindi che taglio. Ok, 8 centimetri di filo. Iniziamo subito con fare da una parte. Andiamo a fare subito la solina, ecco qua, in questo modo. Ecco qui, inseriamo le perle, quelle da 10 mm. Ecco qui, infiliamo le perle e adesso, allora, io ho già inserito le perle in ematite, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 3, 17. Dobbiamo inserire 17 perle. Ok, adesso blocchiamo il filo vicino alla nostra asolina, quindi facciamo 5 giri con il filo e avviciniamo la prima perla. Ragazze, che ok, avviciniamo la prima perla. Aspettate che sistemo, vediamo come mettermi per farvi vedere in questo modo. Ok, allora avvicino le prime 2, 4, 5 perle. Allora, avvicino le 5 perle al filo, avvicino la perla da 10 mm in questo modo e vado a fare un paio di giri intorno al filo in questo modo e avvicino la seconda perla. Qui dobbiamo invece avvicinare 6 perle, 2, 4 e 6, perché siccome mi sono sbagliata sull'altro orecchino, li faccio uguali, 2, 4, 6. Ok, quindi avvicino anche la
portiamo giù le 6 perle proprio attaccate al filo, vedete? La perla è attaccata al filo e anche qui vado a fare 1, 2 giri intorno al filo e porto giù la terza perla. Aspettate, prima facciamo una cosa, avviciniamo in questo modo i due fili. Adesso inseriamo le ultime 6 perle, quindi anche queste, vedete, le porto proprio vicinissime al filo e anche qui vado a fare, però qui facciamo 5 giri, dunque 1, 2, 3, 4, 5 e anche qui andiamo a stringere. Ok, così. Perfetto, sistemiamo un po' tutto con le dita, ok, facciamo così, taglio il filo in eccesso, ok, e togliamo la bobina. Adesso con le pinze a punte ricurve andiamo a schiacciare la codina di filo, in modo da non far di non avere fastidi col filo rimasto. Ok, adesso dobbiamo andare a creare un'altra asolina, quindi potete utilizzare anche le pinze. Prima facciamo una cosa, togliamo l'eccesso di filo, pieghiamo con le pinze filo rimasto, togliamone un altro bel pezzettino perché è troppo e andiamo a creare la solina. Eccola qui, fatta. Adesso cosa dobbiamo fare? Tagliamo il filo anche da quest'altro lato. Schiacciamo la rimanenza di filo in modo che non dia fastidio e giriamo la solina. Eccola qui. Ora dobbiamo fare questo lavoro. Dobbiamo unire le perle così. Sistemo meglio le mie asoline. Meglio le mie perle in questo modo. Abbiamo fatto la parte centrale. Adesso prendiamo un'altra perla da 10 mm, così prendiamo il filo da 0,80 e tagliamo un pezzettino, aspettate, lo intagliamo. Facciamo, tagliamo sempre 8 centimetri, ragazze, meglio abbondare perché poi dopo non possiamo fare aggiunte di filo. Ecco qua, in questo modo. Ora dobbiamo passare con il filo dentro la prima asolina, in questo modo inseriamo la perla e usciamo dalla solina successiva, in questo modo. Ora portiamo su i due fili, quindi facciamo, oddio, scusate, facciamo incrociare i nostri fili così e andiamo a girare in questo modo. Quindi facciamo fare un altro giro, ecco qui, e lasciamo questo filo così. Ora prendiamo un'altra perla da 4 mm e la inseriamo sul filo più lungo, in questo modo. Poi andiamo a realizzare
il nostro nodino ad orefice con le pinze coniche. Così, aspettate, questa ci serve per dopo, questa puntina di filo. Sto facendo danni, un secondo ragazze, ok. Quindi giriamo questa codina di filo intorno, così, a posto. Tagliamo l'eccesso. No, prima che taglio storto, ok. Con le pinze queste a becco ricurvo vado a sistemare, da schiacciare la codina di filo così non dà fastidio, e giro la solina. Quindi questa parte centrale è fatta. Ora potevo farlo anche di 10 centimetri il filo, ragazze, però vabbè, ormai prendo le pinze a punta conica e vado a realizzare una spirale. Adesso, se abbiamo le ganasce in plastica, sì, ritaglio queste le pinze con le ganasce in plastica, finiamo di creare la spirale con queste pinze, e se no utilizzate quelle a punta piatta ricoperte di scotch carta, di nastro carta, insomma. Ok, e questo lo schiacciamo sulla parte davanti. Aspettate che sistemiamo. Ecco qui, adesso non dobbiamo far altro che montare la monachella. Il nostro orecchino è terminato. Diciamo che è semplicissimo da fare. Io ci metto sempre un po' di più per via delle mani che si addormentano. Ok, quindi montiamo il nostro orecchino, chiudiamo, ahia. Meno male ve l'ho detto adesso, le mani di ricotta si addormentano e mi fanno malissimo. Eccoli qui, quindi gli orecchini sono pronti. Possiamo realizzarli con tutte le perle che vogliamo. Se volete, io non ho inserito niente lateralmente su questo filo, però magari potete inserire delle rocaille per andare a coprire il filo, però a me piace anche che si veda. Ok, quindi questi sono gli orecchini realizzati con le perle prese dal sito della Bead Park. Gli orecchini così sono pronti, li possiamo lasciare tranquillamente così, oppure volendo si può legare di nuovo il filo, quello da 0,40, e fare tutti avvolgimenti intorno alle perle da 4 mm e volendo magari con una perla da 8 si può andare a riempire la parte centrale del nostro lavoro. Io per adesso li voglio lasciare semplici così, poi magari in un prossimo video possiamo modificarli e riempire anche la parte centrale, però a chi piacciono così li può lasciare semplicemente in questo modo, che non sono per niente male, e chi li vuole ancora più rifiniti poi andremo a rifinirli in un altro video, se no verrebbe una cosa un po' troppo lunga, ragazze. Stavo lavorando anche a un ciondolo da abbinare a questi orecchini, e casomai faremo in un prossimo video anche il ciondolo. Adesso devo finire di sistemare alcune cose perché comunque non mi soddisfano alcune cose, insomma devo ritoccarlo qua e là, e poi faremo anche il ciondolo in un prossimo video. Bene ragazze, adesso vi ho detto tutto, e se avete suggerimenti su quale nome dare a questi orecchini fatemelo sapere. Bene ragazze, quindi io con il video in collaborazione con la Bead Park ho terminato, e poi ci vediamo con i prossimi video dove modificheremo questi orecchini, e poi in un altro video dove andremo a realizzare anche il ciondolo. E che altro dirvi? Nulla, tanti baci e una buonissima giornata a tutte quante voi. Ciao ragazze, un bacione grande grande.